GF VIP, Cecilia sogna Francesco Monte, ma decide di restare con Moser. Il sogno di Cecilia Rodriguez, desiderio o senso di colpa? Da quando la storia tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser ha iniziato a farsi spazio all'interno della casa del Grande Fratello VIP, sul web e in molti programmi televisivi non si parla d'altro. In questi ultimi giorni però sta accadendo qualcosa di strano, pare esserci un ripensamento da parte della sorella di Belen nei confronti del suo ex fidanzato Francesco Monte. Forse la bella argentina è assalita dai sensi di colpa o, inconsciamente, il suo reale desiderio vuole fuoriuscire. Non sappiamo cosa dice l'inconscio di Cecilia, certo è che negli ultimi giorni la Rodriguez rivolge il pensiero a Monte un po' spesso, tanto da avere piccole discussioni con Moser. Addirittura oggi Cecilia confessa di aver sognato un incontro tra lei e il suo gordo. Quando sogniamo, spesso, ci troviamo in situazioni che vorremmo accadessero realmente. È così anche per la modella oppure è semplicemente sopraffatta dai sensi di colpa? Il sogno di Cecilia conferma la sua decisione. Ci eravamo rivisti per una cena e io stavo bene, non volevo andare via con Ignazio. Un casino. Poi sono andata con Ignazio e di fronte a me c'era un corridoio lunghissimo che avevo paura ad attraversare, ma alla fine l'ho fatto e quindi lo interpreto come un segnale positivo. Questo è stato il racconto del sogno di Cecilia Rodriguez. La bella modella non ha dubbi sulla decisione presa qualche settimana fa, ha pensato a se stessa, ha ribadito più volte di non essere più felice con il suo gordo e di voler essere egoista per la prima volta nella sua vita. A quanto pare in Cecilia è presente un grande senso di colpa che la porta al sogno di oggi e ad avere i pensieri avuti ieri. In ogni caso la modella conferma di voler continuare a vivere ciò che ha costruito con Ignazio Moser. La storia tra Cecilia Rodriguez e Francesco Monte. Cecilia Rodriguez e Francesco Monte stavano insieme da 4 anni e mezzo. Lei nel 2015 ha partecipato anche all'Isola dei Famosi ma la coppia è rimasta unita anche dopo la fine di quel programma. Stessa cosa non accade con la partecipazione di Cecilia al Grande Fratello VIP perché, tra loro, è Ignazio Moser. Il figlio del ciclista Francesco Moser ha corteggiato pian piano, giorno per giorno, la bella modella portandola a porsi delle domande. La sorella di Belen ha respinto persino Monte quando è entrato nella casa per un chiarimento. Probabilmente la risposta a tutte le domande è Ignazio.